1 Cupido degli Dei, 2 Cecco BF, 3 Kaleidos Rab, 4 Carpe Diem Call, 5 Kerston Wise AS, 6 Chiquita Jet, 7 Chavez OP, seconda fila 8 Cenerentola, 9 Conquistador B, 10 Calliope Trio guidata da Alessio Di Chiara, 11 Crocodile Rock, 12 Cinzia Shack SM, 13 Capoleona SM, 14 Carina Petu, in terza fila 15 Celeste Zen, 16 Sibel Font. Settima e ultima corsa di Palermo in pista, 4 anni a reclamare per 8.000 euro, favori al gioco per l'1 Cupido degli Dei e il 4 Carpe Diem Call, stacco della macchina, si parte. Si parte con l'ottimo lancio da parte di Keston Wise AS, numero 3 squalificato. Prova a prendere il comando. Numero 1 squalificato. Si elimina subito uno dei più attesi, ovvero Cupido degli Dei, già a tabellone. Cavalli che affrontano la prima piegata. Dunque al comando vediamo che si è sistemata, se non vediamo male, Chiquita Jet nei confronti di Castleton Wise AS, mentre risale spedita in seconda corsia Carina Petu, in terza posizione Chavez OP. I cavalli più attesi sono rimasti tutti abbastanza indietro, Carpe Diem Collo comunque si trova attualmente in sesta posizione, 28 e 4 i primi velocissimi 600 metri, stanno pedalando a tutto gas, 44 e 1 numero 2 squalificato, i primi 600 metri, andatura sicuramente eccessiva per questa categoria. In terza pariglia è ben sistemato Carpe Diem Call, nella cui scia c'è Capoleona SM. Nel frattempo un minuto scarso per i primi 800 metri da 1.15 con Chiquita Jet e Antonino Pecoraro Junior che continuano a pedalare. Adesso c'è lo scatto di Cenerentola che prova a venire avanti con grande parziale, è una Cenerentola che sta attraversando un gran momento di forma, stavolta numero 14 squalificato rispetto al solito, e prova a sfondare sulla retta di fronte Cenerentola nei confronti di Maio, con Castleton Wise AS si avvicina anche il 4 di Carpe Diem Call. In lotta dunque, numero 13 squalificato, e Cenerentola, i due guatati da Carpe Diem Call che fin qui ha fatto tutto davvero per benino Francesco Paolo Caruso, ed adesso prova a piazzare lo spunto in resta d'arrivo. Dario Di Maio prova a scappare con Castleton Wise AS, si avvicina anche Conquistador B, ultime battute sul palo e Paolo Caruso che viene a vincere probabilmente nei confronti di Conquistador B e di Castleton Wise AS. 1.15.4 per il vincitore e Carpe Diem Call, in sediolo Francesco Paolo Caruso che aveva già vinto oggi una corsa gentleman, quindi al doppio in giornata, finale tardivo molto incisivo per Conquistador B che deve purtroppo per lui accontentarsi del secondo posto, relegando al terzo una ottima Castleton Wise AS, al quarto posto Sibel Font. Dunque in numeri 4, 9, 5 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della settima ed ultima corsa di Palermo. Palermo che torna in pista mercoledì 29 giugno per il suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e per oggi dalla favorita è tutto.